arrivato fin qui. Sono stanco. La morte mi perseguita. Aiutami! Sono soltanto un uomo. E questo il cielo non può cambiarlo. Okuto mi ha tradito contro Shin. E quando scelsi di seguire il mio destino, rimasi soltanto io. C'era solo dolore e solitudine in quella valle di cadaveri. La verità è che non ho salvato nessuno e nessuna preghiera è stata esaudita. Non ho più fiducia nel cielo. Mi dispiace, piccolo. Ragazzo del deserto, tu mi hai donato il sorriso e i mostri me l'hanno tolto. Ti prego, io, la mamma e il papà, siamo tutti prigionieri qui e soffriamo ancora. Fallo per noi. Mi avete salvato dal deserto e quei mostri non meritano di vivere. Ho ancora del potere dall'ultimo risveglio. Prosciugato quello, è tutto finito. Uccidilo! Ma sei sicuro che vuoi metterti contro di noi? Aiutami! Scommettiamo! Peggio per te, maledetto! Sciogli Grunt! Siamo partiti con il piede sbagliato, a quanto pare. Non mi diverto di certo. Era comunque gentaglia destinata a morire, prima o poi. Sono tempi difficili. Al giorno d'oggi saprai meglio di me che vige la legge del più forte. Perché non ti unisci a noi? Con la tua forza al mio servizio, faremo parecchia strada. Potrei darti cibo e potresti toglierti diversi sfizi, se capisci cosa intendo. Tu sei già morto. Thank you.
E allora uno. Due. Tre. Seguici, ti guideremo nella nostra dimora. Vattene. Sì. Benvenuto, maestro. Accomodati. Sappiamo che non hai più il potere. Sei venuto incontro alla morte. Perché? Ho un giuramento da rispettare. Sappiamo che quelle cicatrici inibiscono il pugno. Quelle sono ferite che colpiscono l'anima. Si narra che il guerriero che le riceve deve affrontare le 7 prove dello spirito. La perdita. La solitudine. L'indifferenza, la furia, il tradimento, il sacrificio e la morte. L'ultima prova è chiara. Voi, maledetti, vi siete nascosti per sfuggire al vostro dovere. Avete lanciato quei mostri contro gente indifesa. Non meritate di vivere. Basta parlare. Fretta di morire, maestro. Idiota, pieno di ideali. Non riesco a muovermi. Dove sono? Okuto ti ha chiamato attraverso la morte. Non sei più nel regno dei vivi. No! Giulia! Non disperare, figlio Okuto. Questa è l'ultima delle 7 prove. Sei sciolto dal sigillo imposto da Aldo. Finché Giulia sarà la tua meta, avrai pieni poteri del discendente della divina scuola di Okuto.
rotto il sigillo. L'uomo non c'è più. Io sono il dio della morte e sono venuto a prendervi. Nanto, non ti temere. Fatti sotto. Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra, gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta. (Sussurra)